Ci troviamo al primo piano di Palazzo Pietromarchi, precisamente all'interno di una delle sale più grandi e più belle del palazzo, denominata Sala dell'Affresco, dove vi è conservato ed esposto un bellissimo affresco, collocato cronologicamente tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. L'affresco proviene dalla chiesa della Madonna della Neve, conosciuta anche con il nome di Madonna delle Grazie, che si trova a Montelagello e sulla cui facciata si legge in un mattone la data 1492. La piccola chiesa era stata probabilmente eretta a scopo devozionale, a ricordo di fatti prodigiosi accaduti nel territorio. Il culto della Madonna della Neve, che è tra i più antichi del cristianesimo, richiama infatti la leggenda della fondazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma. Secondo questa leggenda, la Vergine sarebbe apparsa in sogno a Papa Liberio IV, ordinandogli di edificare un tempio nel luogo dove il giorno dopo fosse caduta la neve. Era il 5 agosto del 352. L'affresco rappresenta la Madonna in trono con il bambino tra due santi, San Silvestro primo Papa e San Rocco. Il culto dei due santi raffigurati è piuttosto diffuso nel territorio ed è connesso in particolare alla paura delle epidemie. San Silvestro, infatti, secondo la leggenda, avrebbe guarito l'imperatore Costantino dalla lebbra. L'iconografia è quella tradizionale, del santo in abbigliamento papale con un drago al guinzaglio. Spostandoci sulla destra, incontriamo San Rocco, che era invocato invece come protettore contro la peste. È raffigurato nelle vesti di pellegrino, con cappello, bastone e mantello da pellegrino, nell'atto di mostrare la piaga del morbo sulla coscia. L'affresco non ha un'attribuzione certa per la mancanza di fonti documentarie al riguardo. Alcuni studiosi ne hanno però ipotizzato l'appartenenza all'ambito di Bernardino di Betto, meglio noto come Pinturicchio.